dei tre re magi. Questi tre re magi erano tre persone che studiavano le stelle, che studiavano perché sapevano che in un certo periodo sarebbe arrivata una strana stella per cambiare l'umanità, per cambiare il destino dell'umanità. E questi re magi, che erano di distanze e di destinazioni diverse, tutti e tre studiavano queste stelle. Poi, non si sa come, si sono trovati in cammino, perché tutti e tre avevano studiato questo astro, che era particolarmente diverso dagli altri astri e che in qualche modo dovevano vedere dove era diretto. E così questi tre si sono mossi, erano tre sapienti in qualche modo, ma nemmeno troppo sapienti, perché chi è sapiente non si mette mai in discussione, in qualche modo sa tutto, quindi chi sa tutto non si pone neppure degli interrogativi su quello che potrebbe non sapere. Insomma, trovano questa stella e questa stella li porta a questo bambino. Ed avevano anche una, infatti in inglese si dice wise man, avevano una sapienza mistica, perché uno di questi li dona loro, che è per la regalità, perché si dà ai re l'oro, l'incenso si dona al sacro e la mirra si dona per una funzione funebre. Quindi questi tre doni erano già la prefigurazione di quello che sarebbe stato la vita di Gesù. E questi re magi, che hanno un nome e che sono sepolti in Germania, questa è la conclusione delle feste di Natale, in conclusione si può dire come finale, che è praticamente, erano di tre nazionalità diverse, uno era di colore, uno era occidentale, uno era orientale, quindi queste differenti nazionalità che sono che Gesù Cristo per tutti. Non è solo per le persone che erano della sua terra, ma per tutti. Quindi questa centralità di Cristo che si dipana, che si come un prisma, che punta la luce in ogni dove e in ogni quando, perché in tutti i secoli e in tutti i tempi, in ogni luogo. E questa è
È meravigliosa, c'è anche una leggenda, una piccola leggenda che dice che questi tre re magi durante questo cammino incontrarono anche un'anziana signora che anche questa anziana signora era molto saggia, sapeva e si interrogava sul perché della vita. Allora domandò a questi grandi, a questi uomini, alla ricerca della verità, disse: dove state andando? Stiamo andando dietro a una stella. E lei ne rimase sorpresa e disse: io vi ringrazio perché alla mia età, che sono anziana, sono molto vecchia, avete regalato a me la speranza che si può sognare, che si può rincorrere i sogni ad ogni età. E io vi ringrazio perché mi avete regalato la speranza. E gli regalò, gli disse: attendete che vado in casa e vi porto qualcosa per il viaggio. Gli portò del pane, delle focacce e in più gli dette un sacchetto di zucchero. E gli disse: questo vi farà rinforzare durante il viaggio. Il pane vi darà la forza, lo zucchero vi darà l'energia e anche un po' di sorriso. E questi magi ringraziarono questa vecchia signora e furono molto riconoscenti. Erano riconoscenti a questa donna, e questa donna era riconoscente a loro perché le avevano ancora ridato coraggio nella vita e la speranza di rincorrere un sogno, il sogno che ogni uomo, quel sogno nascosto, quel sogno meraviglioso, questo sogno che si è fatto realtà nel questo bambino che ha portato a tutti noi la salvezza. E di questo ne siamo tutti molto grati. E con questo vi ringrazio.